Fratelli, sorelle, vi saluto con la pace del Signore. Buongiorno, buon mercoledì 11 di ottobre 2023. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Amen, gloria a Dio. Dove mi ha salvato? Sulla croce, Cristo mi salvò. Sulla croce Cristo mi salvò, sulla croce Cristo mi salvò, canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Ma sulla croce, ma con che cosa? Col suo sangue Cristo mi salvò, col suo sangue Cristo mi salvò, col suo sangue Cristo mi salvò, canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Gloria a Dio, questa è la gioia che viene dal Signore. Quando il Signore spezza una catena, dona la salvezza e poi inizia a spandere il suo spirito, le sue benedizioni. Gloria a Dio, oggi sono contento in una maniera particolare e questa è la gioia del Signore, che è la nostra forza. Vogliamo ascoltare subito la parola del Signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Testo che puoi trovare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Il titolo di questo messaggio, anzi no, un altro versetto. Siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Quest'altro testo lo puoi trovare nella lettera ai Romani, capitolo 1, verso 6. Ed ancora, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre? Dandoci di essere chiamati figli di Dio. Testo che puoi trovare nella prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 1. Il titolo di questo messaggio è una domanda. Cristiano, un titolo biblico? Secondo il dizionario, il cristiano è una persona che aderisce agli insegnamenti di Gesù Cristo. Questa definizione, però, non dà il senso biblico completo dell'essere cristiano. Il termine fu coniato ad Antiochia, dove per la prima volta i discepoli di Gesù furono chiamati cristiani, perché il loro comportamento, le loro attività e le loro parole riflettevano quelli di Cristo, di Gesù, il loro maestro. Tuttavia, questa definizione non rispecchiava la vera natura della loro relazione con Gesù Cristo. La loro condotta si differenziava da quella dei loro vicini perché avevano realmente creduto che Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore di quelli che credono in Lui. Oggi il termine cristiano ha perso in gran parte il suo significato. Spesso identifica una persona religiosa ancorata a certi valori morali. Anche persone indifferenti a Gesù Cristo si considerano cristiane perché seguono alcune pratiche religiose. Ma andare in chiesa, aiutare i bisognosi o essere una persona per bene potrebbe non essere altro che un'apparenza di pietà. La domanda fondamentale è questa: credo veramente nel Figlio unico di Dio, che è il solo ad avere il potere di perdonare i miei peccati e darmi la vita eterna? Sono io un figlio di Dio? Hai anche tu questa certezza? Sì? Allora Dio ha messo su di te il suo sigillo indelebile, lo Spirito Santo. Sei nato di nuovo, la vita in Gesù è in te. Ecco ciò che è un vero cristiano. Allora, certamente, aspirerai a vivere come Cristo ha vissuto, ma non per semplice imitazione, ma per passione, per amore, per rispetto, per umiltà, per sottomissione al nostro unico Signore e padrone della nostra vita. Gloria a Dio, che bellissimo messaggio, che lo Spirito Santo possa lavorare i nostri cuori affinché possiamo riflettere con la mente e con il cuore a queste verità bibliche. Dio ti benedica, buona giornata e ci vediamo domani. Pace di Gesù.